Allora, amici, che dire di ieri sera? Lucio Dalla ha vinto anche questa volta con questa canzone magica che è Piazza Grande, interpretata dalla grande Tosca. Però chiacchierando un po' con il pubblico, i timidi, no? Quelli, i mattinieri che si stanno aggirando intorno al Teatro Ariston, ho potuto captare qualche chicca, perché sembra che la cover che allora è piaciuta di più sia stata quella di Piero Pelù, quindi il grande duetto virtuale con Little Tony. E, ci sono delle... qualcuno la pensa in un modo, qualcuno la pensa in un altro in merito alla canzone portata ieri sera da Marco Masini e Arisa, perché questo rivisitare Vacanze Romane in questa maniera così stravolgendola sembra che a qualcuno sia piaciuta, c'è un po' di polemica, a qualcuno no. Comunque devo dire che molti musicisti osano sul palco fare anche delle versioni un po' stravolte. Sicuramente ha vinto anche Anastasio con l'omaggio a Mariella Nave e Renato Zero con Spalle al Muro. È stata una serata davvero bella, magica, perché abbiamo rivissuto durante una diretta, anche quella di ieri sera piuttosto lunga, però abbiamo rivissuto la storia delle canzoni del Festival di Sanremo. Radio Sanremo, giganti! Poi ieri sera in sala stampa abbiamo fatto anche il trenino su sì. Mamma Maria. Beh, sai, qui credo che sia stato il piccolo ascolto. Io so che hanno fatto il 62, dico poco, 62%. E questo è il giorno dopo della prima serata del Festival di Sanremo. Siamo nella sala stampa del Teatro Ariston, Amadeus e Fiorello qui che stanno facendo il punto della situazione. Devo dire che ieri sera questo commemorare anche e ricordare gli esordi, l'amicizia radiofonica, visto che noi siamo una radio, siamo anche sensibili a questa cosa, insomma, si sono ritrovati sul palco Amadeus e Fiorello, che in questo momento sta tenendo banco durante questa conferenza stampa, hanno ricordato questa meravigliosa amicizia, una prima serata dove abbiamo potuto vedere anche una reunion importante, quella di Albano e Romina, che a dire la verità si erano già riuniti qualche anno fa, però dopo 25 anni hanno proposto al pubblico una canzone nuova. E poi chiaramente i giovani che hanno aperto la serata, le grandi sorprese, le canzoni che abbiamo un po' così verificato oggi, quelle che sono piaciute di più, quella di Deodato, la grande energia di Rita Pavone, e poi il rock, un'altra energia ancora, quella di Irene Grandi. Ed è soltanto la prima serata, quindi questa sera ci sarà la seconda manche. Ma da quanto tempo ti piace? Da sempre. Sei un vero fan? A voglia. Ragazzi, un vero fan di Elettra Lamborghini. Tante manifestazioni di stima e di affetto. Ho dei preferiti e sono tra i giovani. Ci sarà anche Lula per il Gigante d'Acciaio. Parliamo anche della conduzione al femminile, ti è piaciuta? Io sono un fan di Sabrina Salerno, un po' perché è genovese come me, un po' perché siamo anche coetanei, tra l'altro. Grazie social band, grazie, scusate di questo momento di follia. Io credo che ci siano, per esempio, nel brano di Piero Pelù, nel brano delle vibrazioni, delle buone radici della nostra, affondate bene nella nostra musica italiana, nella musica rock. Proprio per quella serata di ieri sera, rivedendo queste emozioni, rivedendo i ricchi e poveri ritornati diciamo, in questa formazione perfetta. Io ovviamente il festival l'ho visto come sempre, perché nel bene e nel male non possiamo non vederlo. Allora, siamo in diretta da Piazza Colombo, qui a Sanremo abbiamo Irene Grandi sul mega palco che è stato montato e costruito appositamente per questa 70esima edizione del festival. Irene Grandi ha appena comunicato in anteprima che quest'estate aprirà i concerti di Vasco Rossi. Ricordiamo che anche questa canzone, prima di partire per un lungo viaggio, è una canzone scritta da Vasco, perché la loro collaborazione iniziò nel lontano festival del 2000 con La tua ragazza sempre.